Buongiorno, buonasera, buonanotte, benvenuti nella mia nuova casa. Come Benedetta Parodi nella mia cucina, qua siamo nella mia nuova casa. Ho cambiato casa finalmente, c'è un po' di luce naturale che entra dalle finestre. Prima, vi ricordo, non ce le avevo le finestre. Ho appena finito di montare gli ultimi mobili e allora ho detto facciamo un video perché era da tanto che dovevo farne uno, ce l'avevo già pronto, scritto e tutto quanto, però non ho avuto il tempo di registrarlo. Qualcuno mi aveva mandato un messaggio e mi aveva fatto una domanda interessante. Che vocaboli uso e cosa dico all'altra persona se per caso faccio un incidente stradale all'estero? Cioè se voi noleggiate una macchina o andate là con la macchina vostra, all'estero intendo un paese dove si parla inglese ovviamente, cosa dico all'altra persona e quali sono i vocaboli più usati in caso di incidente d'auto, motorino, bici, quello che è, tutto quanto. Allora, quando si parla di incidenti stradali, intanto si può definire un incidente stradale un car crash oppure un car accident. Non c'è nessuna distinzione tra americano e inglese, vi capiranno sempre tutti, car crash or car accident. Detto questo, volevo elencarvi un po' di situazioni diverse, quindi un po' di incidenti diversi e anche le cause degli incidenti. Quindi cominciamo subito con hit and run. Hit vuol dire colpire, run vuol dire correre, quindi hit and run è quello che molto spesso succede anche in Italia purtroppo quando qualcuno colpisce qualcun altro, la macchina o anche un pedone e poi scappa via, quindi hit and run. Invece se qualcuno investe magari ad alta velocità un pedone si dice run over, ok? He ran over that pedestrian at the crossing. Oppure per esempio si può fare un incidente per alta velocità, come si dice quando uno va ad alta velocità per le strade si dice speeding, quindi qualcuno che sta speeding, someone that is speeding, it's someone that is going too fast, ok? Quindi qualcuno che sta andando troppo veloce. He is speeding, oh look at that guy, he's speeding. Quindi sta andando sopra il limite, diciamo. Ovviamente la polizia vi può fermare per speeding, quindi per aver superato il limite. Un'altra infrazione potrebbe essere il drunk driving, come sapete benissimo, drunk vuol dire ubriaco. Driving, guidare, quindi qualcuno stava guidando da completamente ubriaco. The police stopped that car and found out that the guy was drunk driving, ok? Oppure he was stopped for drunk driving, è stato fermato per appunto guidare finché era ubriaco. Questi suoni fuori non aiutano e le finestre nuove che non tengono niente non aiutano. Non so se voi sentite, ma qua c'è un casino. Well, it's no secret that the best thing about a secret is secretly telling someone your secret, thereby secretly adding another secret to their secret collection of secrets. Secretly. Un'altra infrazione è reckless driving, che non vuol dire altro che guida spericolata, quindi quando uno sta guidando molto velocemente oppure fa zigzag tra le macchine senza preoccuparsi degli altri, senza preoccuparsi di se stesso, quindi reckless driving, guida spericolata. Un'altra manovra pericolosa che si può fare per strada purtroppo è il tailgating, tail come coda, quindi vuol dire quando si sta troppo incollati al culo di quello davanti, come diciamo in Italia. Oh, mi sta incollato al culo, tailgating, oh, he's tailgating me, or he was stopped for tailgating, quindi è stato fermato perché si avvicinava troppo alla macchina davanti a lui. Un'altra cosa da dire, abbastanza interessante, secondo me molto utile, è che per esempio il breakdown vuol dire quando la macchina non funziona più, ha avuto un guasto, ok? Per esempio un guasto al motore, ma potrebbe essere un guasto a qualsiasi altra parte della macchina, però il breakdown vuol dire che la macchina si è fermata, ok? Quindi non è solo un fanale. Breakdown vuol dire che la macchina si è dovuta fermare perché non andava più avanti. Invece, quando vi si buca una ruota, potete dire oh, I got a flat, oppure puncture. Ma arriviamo al punto. Cosa diciamo all'altra persona che è stata coinvolta nell'incidente, se per caso facciamo un incidente all'estero? La prima cosa che consiglio io, soprattutto perché siamo all'estero, è il call the police. Quindi semplicemente andate dall'altra persona e dite I'm sorry, I prefer to call the police. Preferisco chiamare la polizia. Perché? Perché noi siamo stranieri, magari non sappiamo al 100% le regole di quella strada lì, o comunque siamo un po' disorientati e comunque non riusciamo a parlare con l'altro perché magari il nostro inglese non è abbastanza buono. Cosa facciamo? Ah, I'm sorry, I prefer to call the police. Si aspetta la polizia vi aiuterà a tradurre, eccetera, eccetera. Insomma, capiranno la vostra situazione e vi aiuteranno. Decideranno loro chi ha torto e chi ha ragione, ovviamente. Io lo consiglio sempre all'estero. Dopo essersi assicurati che nessuno si è fatto male, magari notate che l'altra macchina, si sposta da in mezzo alla strada e questo e quell'altro. Attenzione perché, come in Italia, è meglio sempre fare delle foto. Quindi, se l'altra persona si sta spostando, gli dite: Hey, stop, please stop.
I want to take some pictures, okay? I need to take some pictures. That's it, very easy. Invece, come si dice diritto di precedenza in inglese? Il diritto di precedenza è right of way. Right of way. Quindi, sorry, but I had the right of way. What are you doing? I had the right of way. Avevo il diritto alla precedenza. Cosa stavi facendo? Io ho il diritto alla precedenza, ok? Quindi, I have the right of way, or I'm sorry, you had the right of way, I'm really sorry. Invece, come si dice torto o ragione? Ovviamente ragione è right, I'm right, I'm right. Invece il torto, potete chiedere a who's at fault, quindi chi ha torto. Oppure you are at fault, I think you are at fault, or I think I am at fault, I'm really sorry. Quindi ho torto, mi dispiace. Who's at fault? I'm sorry, I don't know. Who's at fault? Is it me? Is it you? I don't know. Quindi potete anche chiederlo alla polizia, per esempio. I'm sorry, who's at fault? Is it my fault? Is it his fault? Who's at fault? A questo punto, se si trova un accordo sul torto e la ragione, cosa si fa? Di solito si scambiano le informazioni, quindi exchange information. Lo so, sembra molto semplice dire, ma è troppo semplice exchange information. È così, ragazzi, exchange information. Excuse me, can we exchange the information? I would like your number, I would like your name, I would like your ID number. Quindi vorrei il tuo nome, vorrei il tuo numero di telefono, vorrei il tuo numero della carta d'identità, eccetera, eccetera. Invece, la constatazione amichevole si dice insurance claim, quindi compilare la constatazione amichevole si dice to fill the insurance claim. Quindi, ok, let's fill the insurance claim, quindi compiliamo la constatazione amichevole, molto semplice. Cosa molto utile, riassumiamo. Who's at fault? Di chi è la colpa? Is it my fault? Is it your fault? Di chi è la colpa? Insurance claim, constatazione amichevole. Exchange information, quindi numero di telefono. E ricordatevi che carta d'identità si dice ID. Siamo arrivati alla fine di questo video. Per chi mi segue su Instagram, mi raccomando, fate lo screenshot alle slide riassuntive. Inoltre, seguitemi sulla pagina perché sapete che continuo a postare queste moto. Sapete che continuo a postare piccoli video, 30 secondi, oppure immagini, cose, eccetera. Seguitemi su Instagram, che è molto molto meglio, pubblico più cose, pubblico le storie, eccetera. Ci vediamo la prossima settimana, ciao!